Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Milano. Beh, sono Massimo, siamo qua per parlare dell'acquisto già quasi deciso del Milan per Lucas Biglia per 2,5 milioni di euro. Quindi Biglia è il nuovo giocatore del Milan, quasi sicuramente dovrebbe firmare nelle prossime ore e già fare le visite mediche. Ha passato 4 anni con la maglia celeste della Lazio, 2 con la fascia da capitano. Quindi io sono davvero, davvero molto soddisfatto di questo acquisto, perché per il momento adesso la squadra sarebbe Donnarumma in porta, con terzini Rodriguez, che anche lui dovrebbe arrivare in questi giorni, Musacchio, Romagnoli, Abate, poi Bonaventura, Keita, no, scusate, Keita, Biglia, Kessié, Suso, con attacco Morata e punto di domanda, perché non si sa a chi affiancare Morata, molto probabilmente Keita. Questa sarebbe la formazione se dovessimo giocare con un 4-4-2. Io spero vivamente che Montella schieri questa formazione, perché secondo me è una squadra molto molto forte. Dobbiamo anche vedere per Conti, così togliamo via Abate e mettiamo Conti. Non sarebbe davvero, davvero male come squadra, ragazzi. Secondo me Milan ha proprio un bel progetto per puntare in zone alte della classifica. Non dico che l'anno prossimo vinceremo lo scudetto, però secondo me quarti ci possiamo arrivare. Se arriviamo terzi sarebbe perfetto, però la vedo quasi impossibile. Comunque in zona Europa quasi sicuramente. Quindi ragazzi, siamo qua generalmente per parlare di Keita, che è quasi arrivato al Milan, dovrebbe già firmare nelle prossime ore. Scusate, ok, dovrebbe già arrivare nelle prossime ore. E quindi niente, siamo a posto con il centrocampo. E ditemi voi cosa ne pensate, lasciate un bel pollice su, commentate, iscrivetevi, ditemi se volete un video, non parlate, ma dove, tipo i video che ha fatto Mazzo, tipo le promo, per esempio, no? Avete capito? Con tutti gli acquisti del Milan, che molto probabilmente lo farò in questi giorni. Comunque lasciate che finisca la scuola e porterò questo video. Quindi ragazzi, iscrivetevi, lasciate tante pollici in su, seguiteci su Instagram e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi, sempre forza Milan!